Pyros, il fuoco della cultura. Pyros è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pyros è il contenitore della rassegna letteraria Sei senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana Senza barcode. Bentornati a Pyros, il contenitore culturale della web radio Senza barcode. Oggi ospitiamo Lire Lorus, è una poetessa. Il suo nuovo libro si chiama La vita comunque, edito da Bestseller Book & Company. È una casa editrice americana e sta pubblicando dei nuovi, ormai non più emergenti, ma scrittori italiani. E io sono una tra i tanti autori che sono in libreria in questi giorni e sono molto molto contenta ed emozionata. Raccontaci com'è il tuo libro, di cosa parla, o meglio, come sono le tue poesie, perché è di poesia che stiamo parlando. Assolutamente sì, diciamo che la mia poesia è una poesia racconto. E infatti il titolo La vita comunque è un titolo che porta poi ad un pensiero più ampio, che è quello del nostro viverci la vita nonostante tutto. E infatti la vita va avanti nonostante gli ostacoli, nonostante gli amori perduti, nonostante le sofferenze, e quindi è questo quello che voglio raccontare attraverso queste poesie. In più noi, attraverso, diciamo, alcuni versi, faccio in modo che tutti possiamo tornare bambini, perché troviamo comunque sempre quel momento nostalgico, quel ricordo che possiamo avere attraverso un profumo, un odore che io cerco di trasmettere con le parole. Hai una prefazione importante di R. Pinto. Sì, questo per me è stato un onore ricevere questa prefazione, perché Pinto è un autore romano, un poeta romano che ama non solo la città ma anche i lettori, e quindi nel momento in cui va a scrivere è molto simile a me e scende nel profondo in ciò che, che siamo dentro, che poi è quello che faccio con questa poesia. Lui è stato bravissimo a scriverlo, a leggere questo libro in anteprima e poi a dedicare la sua prefazione. Di solito i libri belli, dico io, ci lasciano non con delle risposte ma con delle domande, no? Devono essere un mezzo per portarci a una riflessione. Qual è la riflessione che troviamo nelle tue poesie e in questo libro La vita comunque? Allora, sicuramente è una riflessione sul tempo che passa nonostante noi proviamo sempre a fermarlo, o passa nonostante noi cerchiamo di stare a tempo, no? E quindi rientrare nel suo ritmo, lui va più veloce di noi. Un'altra domanda che ci facciamo spesso è se abbiamo o meno coraggio, se abbiamo più o meno coraggio che serve per comunque vivere la vita ed affrontare alcune cose che ci capitano, sia gioiose sia più dolorose, e anche se siamo puri, se il nostro cuore è un cuore aperto all'amore o se siamo sempre arrabbiati e quindi ossessionati. Diciamo che le domande sono soprattutto queste domande che noi facciamo, che noi ci facciamo da sempre, delle domande anche un po' filosofiche, no? E che quindi ci portano a ragionare su noi stessi e sul mondo in cui viviamo, che oggi è così presente, dato anche i social e tutto ciò che abbiamo, questi mezzi di comunicazione così importanti che noi abbiamo e possiamo utilizzare in continuazione in maniera molto veloce. Allora, prima di lasciarci ad un breve spazio dove presentiamo la nostra associazione, vorrei ricordare che l'editore è Bestseller Book & Company, libro di febbraio 2020, un progetto fotografico di Gabriele Ferramola. Curatore del libro è Gianluca Pavia, che sentiremo
Tra pochissimo anche lui presenta un suo libro e la prefazione è di Erpinto. Lasciaci un minuto, parliamo di Bloggami, il nostro concorso letterario, e poi torniamo da Telie. Cosa riuscite a raccontare con mille parole? Avete il coraggio di misurarvi con un mondo che va di fretta ma ha fame di emozioni? Questo è l'incipit del concorso Bloggami 2020, indetto dall'Associazione Culturale Senza Barcode. Un concorso per racconti brevi, minimo 900, massimo 1000 parole. Bloggami è arrivata alla seconda edizione e quest'anno, grazie a CTL Editore Livorno, i racconti migliori saranno pubblicati in una raccolta. Le opere, al massimo due per partecipante, dovranno essere inedite. L'apertura del concorso è alla mezzanotte e un minuto del 25 febbraio. La chiusura è il 25 ottobre alle ore 23:59. Non è prevista alcuna tassa di lettura. Il concorso è gratuito per tutti gli iscritti a Senza Barcode. È possibile associarsi contestualmente all'invio delle opere in concorso. Per partecipare è sufficiente iscriversi visitando il sito associazione.senzabarcode.it. Per maggiori informazioni, scrivere a bloggami2020@senzabarcode.it. Ed eccoci qua, abbiamo parlato di Bloggami, il concorso dove lì ti invito ufficialmente, un concorso per racconti brevi. Abbiamo lanciato questa provocazione, cosa riesci a raccontare con massimo 1000 parole? Abbiamo un minimo di 900 e massimo 1000 parole per raccontare emozioni, tema libero. Si può parlare di qualsiasi cosa, però è la seconda edizione del nostro concorso e devo dire che è stato molto apprezzato. Quest'anno con CTL Editore pubblicheremo una raccolta dei migliori racconti, quindi non solo chi ha vinto, ma tutti i migliori. E tornando a parlare di La vita comunque, che è il tuo libro in libreria in questi giorni, abbiamo accennato a un progetto fotografico di Gabriele Ferramola, spero di averlo pronunciato bene. Ci Sì. racconti anche di lui? Allora, sì, assolutamente. Allora, Gabriele Ferramola è il nostro fotografo, dico nostro perché con Gianluca Pavia lavoriamo spesso insieme alla presentazione dei nostri libri e lui si occupa di realizzare tutto ciò che noi riusciamo a fare con le parole, con la poesia a livello fotografico. Infatti, all'interno del mio libro troverete delle immagini che raccontano con il suo occhio, quindi con l'obiettivo del fotografo, quello che è il mio punto di vista poetico e lui lo vede con il suo punto di vista fotografico. E inoltre, come stavamo anche a, volevo accennare, Gianluca Pavia, oltre ad essere l'autore del suo nuovo libro, Whisky e Soda Caustica, è anche il curatore del mio libro, è un attento osservatore, quindi ha selezionato lui le poesie che stanno all'interno della vita comunque. E anche ritornando al vostro concorso di racconti, ha vinto più di un concorso letterario proprio con la scrittura di racconti brevi, perché il racconto Perfetto. breve è molto importante, è fondamentale, perché noi in pochissime parole sappiamo regalare delle emozioni, che è quello che poi facciamo con la poesia, che è quello che io ho provato a fare, a dedicarvi con La vita comunque, tant'è che il sottotitolo è Racconti di poesia, perché bisogna imparare a saperci raccontare Hai oggi centrato e a saper assolutamente dire. il punto, quello di eliminare tutto il superfluo, diciamo così, e per Sì. concentrarci alla sostanza. E quindi era il nostro concorso è proprio un esercizio non facile, perché non è semplice. Chi scrive Assolutamente, sa che non è assolutamente, non è semplice. facile scrivere racconti, però questo non deve mettere dei limiti, perché poter scrivere un racconto ti dà la possibilità di ampliare un punto di vista, poter dire, poter iniziare una storia e vedere poi anche come va a finire, anziché come un romanzo dopo 90-100 pagine, dopo 3 pagine noi abbiamo una storia magari bellissima, che ha un inizio, un'evoluzione e una fine, quindi è molto importante e la scrittura dei racconti è una delle mie scritture poi preferite, perciò vi seguirò durante,
durante questo ti abbiamo, concorso. Ti abbiamo ammagliata, ti abbiamo catturata. Raccontaci delle prossime presentazioni, che la prima è il 24 febbraio, se non erro. Allora, il 24 febbraio è un'anteprima delle nostre poesie alla Filarmonica Romana. E faremo anche dei firmacopie il 28 e il 29 di febbraio alla Feltrinelli Marconi, per poi arrivare alla premiere, dove siete ovviamente tutti invitati, alla Red La Feltrinelli in via Tomaselli 26 alle ore 17:30, dove faremo una vera e propria presentazione. Ad accompagnarci ci sarà il cantautore romano Emilio Stella, sarà ospite il poeta romano Il Pinto, e con Gianluca Pavia presenteremo le nostre due raccolte di poesia, e quindi ecco, vi aspettiamo tutti numerosi per questa serata di musica e poesia. E poi potremmo anche già quasi anticipare che in primavera potreste essere tra i protagonisti della nostra rassegna letteraria Sei senza barcode. Sarà per noi un grande piacere presentare insieme te e Gianluca Pavia, che sentirò tra poco. Per noi sarà un grandissimo onore. Bene. Essere presenti. Sarà molto bello per tutti. Saremo molto felici di ospitarci. Prima di chiudere vorrei ricordare il tuo sito e blog, che è libroarbitrio.com. È un progetto del 2013, quindi sei arrivata ai 7 anni. Complimenti. Sì, e grazie mille. Di che ti occupi prevalentemente sul blog? Allora, nel blog parliamo tantissimo di scrittura, di letteratura, di concorsi letterari e di arte. E il blog è molto seguito e viene studiato dalle scuole americane, per questo siamo riusciti anche ad arrivare ad una casa editrice così importante. E affrontiamo quelli che sono dei temi d'arte contemporanea, ma anche del passato, perciò si possono trovare sia dei testi antichissimi, per chi volesse riprendere un po' lo studio della scrittura, della letteratura, che è un po' quello che ho voluto fare io 7 anni fa, ricominciare da capo a leggere e condividere ciò che era per me importante anche con gli altri, con un mezzo free, quindi gratuito, dove chiunque può cercare e trovare ciò di cui ha bisogno da un punto di vista poetico, letterario. Io ti ringrazio anche per questo tuo progetto, perché io amo molto questo genere di progetti, soprattutto quando sono gratuiti per il pubblico, certo, che non vuole dire assolutamente che non hanno valore. Io questo lo voglio ricordare sempre. Qualcosa che viene messo a disposizione gratuitamente non significa che non abbia un valore anche monetario. Quindi sappiate utilizzare meglio questi strumenti, e ti ringrazio ancora per la partecipazione e per questo tuo bellissimo sito. Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, e ci vediamo presto. A presto, ciao! Pyros, il fuoco della cultura. Pyros è un fuoco che alimenta il dibattito, i sogni, la conoscenza e anche le risate e la leggerezza. Pyros è il contenitore della rassegna letteraria Sei senza barcode. Qui troverai i podcast delle presentazioni, le interviste e gli appuntamenti con tutti gli autori emergenti pubblicati nella collana Senza Barcode.